sinistra c'è una parte qui superiore, poi scende lungo praticamente la regione anteriore del braccio, dell'avambraccio, e arriva fino al pollice. Qual è il primo trattamento che spesso io faccio fare? In genere lo vedremo dopo su altri meridiani, quindi interni dell'anca. Una delle posizioni che prediligo anche per dare un lavoro simmetrico e faccio tenere una posizione tutto alla notte in tanto come stabilità, però questo è più specifico per i meridiani successivi. Si può tenere questa posizione o si può tenere anche una posizione, diciamo così, a gambe estese. Cercate di non, magari, di avere la persona abbastanza simmetrica. Tieni così, già che sei elastica, tieni pure da bene. Il trattamento. Chiedo alla persona di ruotare un po' all'esterno le spalle, braccia tese lungo i fianchi e dita tese, palme delle mani tirate. Quindi è questa cosa, ruotare le spalle ruotate all'esterno, a livello cervicale, ecco, sempre senza cuscino perché non voglio che la persona abbia il capo troppo anteposto, quindi magari ricerco un po' di dolore cervicale, braccia tese, tirate, tirata, così, in maniera da fare, anche le dita, tieni, inizialmente questo è uno stretch muscolare di tipo attivo, perché lo sta facendo la persona senza che io in questo momento la tocchi. Sentirà tirare, se una persona è accorciata può darsi che senta tirare la parte superiore, ed è un primo compito che gli do. Entrando più nello specifico di questo trattamento, posso anche richiedere, arrivo alla parte distale, quindi siamo a livello del pollice, posso anche richiedere un'estensione del polso in maniera tale, dimmi la linea, che se la persona sentirà, lei è abbastanza elastica, potete, a volte succede delle persone che magari sono questa posizione, per cui non potete subito arrivare come con lei quasi ad un grado massimo, bisogna sempre modulare l'intensità del lavoro. Da questa posizione faccio un lavoro di questo tipo. Tengo praticamente, se sto parlando del polmone, che arriva parte finale al pollice, il pollice lo porto indietro, sto allungando proprio tutto il meridiano tendo muscolare del polmone. Se è un lavoro che faccio solamente io, in questo caso sono io che sto tirando soprattutto, è uno stretching passivo, per cui sto lavorando sì comunque sulle fibre muscolari, ma sto lavorando maggiormente sul tessuto connettivo. Tengo questa, come dicevo prima, tengo questa posizione un paio di minuti, dopodiché per fare un lavoro, diciamo, ottimale, per fare un lavoro veramente, io dico, di finezza, gli chiedo una piccola contrazione. Probabilmente voi dall'esterno, adesso ti chiedo, Ravina, voi non vedrete nessuna differenza da adesso che sto facendo io, oppure con il pollice prova a spingere appena appena, serve proprio poco, contro il mio pollice io ti tengo la posizione, no? Voi dall'esterno vedete la stessa cosa. In realtà, si vede il dito bianco su, probabilmente, oppure ecco, magari vedi un po' il colore. Però probabilmente, è steso comunque, sì, non così. Appoggiati a me, così. Tu senti qualcosa di diverso dal fatto che sei tu che fai questa contrazione attiva, prova a lasciare andare, oppure sono io che ti tiro. È la stessa sensazione o cambia? Cambia completamente, ma dopo lo provate su voi stessi, perché questa è una cosa passiva e quasi quasi si sente come quasi tirare di più, perché io che sto tirando. Se invece si fa la contrazione attiva, è proprio le fibre muscolari, è proprio il ventre muscolare che si mette in allungamento. Si tiene sempre la posizione sia in un caso che nell'altro caso, almeno un paio di minuti. Dopodiché si può anche dire, lascia andare e io vado a guadagnare un po'. Di allungamento muscolare.